Grazie a tutti, un saluto al sindaco, alle autorità, alle associazioni partigiane e a tutte le altre associazioni che sono presenti qui, a voi cittadini e in particolarissimo modo alle ragazze e ai ragazzi che sono qui con noi. Io parlerò soprattutto a voi. È 25 aprile. 25 aprile, diciamo così, è il fondamento della nostra Repubblica, della nostra Costituzione, della nostra democrazia, e bisognerebbe fare in modo, e voi dovete aiutarci, che questo appuntamento non diventi un rito, perché è nel 25 aprile che batte il cuore della nuova Italia, della nostra democrazia, della Costituzione. E bisogna che questo cuore continui a battere. E quando si pensa al 25 aprile, la prima cosa che viene in mente sono le pagine nere, buie, che il 25 aprile si è lasciato e ci ha lasciato alle spalle. Sono pagine terribili. Pagine fatte di sofferenze, di atrocità, di perdita di libertà, di monumenti alla disumanità, Auschwitz, Marzabotto, Sant'Anna, e poi tutti i cippi che abbiamo nei nostri paesi, Monticelli come a Bettola, di giovani, diceva il sindaco, trucidati, fucilati, impiccati, torturati. Ora, davanti a queste cose qui viene, e soprattutto credo nei giovani, posso venire l'idea, non succederà mai più. Mai più. No. No. Succede ancora in tante parti del mondo, mica solo in Ucraina, e può succedere ancora anche da noi. Perché guardate che il passare del tempo delle generazioni non risolve quella cosa lì. Vi diranno a scuola che nei secoli bui bruciarono qualche migliaio di streghe. Bene, nel secolo del progresso si sono bruciati 6 milioni di ebrei. Non lo risolve il tempo questo problema, non lo risolve il progresso. Bisogna che lo teniamo d'occhio tutti i giorni, sapendo da dove può nascere. Da dove è nato? Fascismo, nazismo, sono dati da tante cose, ok, ma alla fine, gratta, va in fondo. Da cosa sono nati? Sono nati da delle idee, da dei pensieri che bisogna sorvegliare. Primo pensiero, la violenza e la forza, il mito maschile della violenza e della forza. Violenza che diventa un modo ordinario di fare la lotta politica, mito della forza, dell'individuo, della nazione, come modo di affermarsi. Prima idea. Seconda idea, la disuguaglianza. La disuguaglianza come criterio, come lettura del mondo. Disuguaglianza fra gli individui, disuguaglianza fra i sessi, disuguaglianza fra le cosiddette razze, disuguaglianza fra le nazioni. E quando c'ha in testa la disuguaglianza, vuol dire che c'è qualcuno più uguale degli altri, no? Che c'è una gerarchia, c'è uno che sta sopra e che sta sotto.
e che deve affermarsi per star sopra. E infine la terza idea, l'idea dello Stato o della nazione che riassume tutto, che interpreta tutto, un organismo che ha un capo, lassù. No, divisione dei poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario, no, pluralismo dei sindacati, dei partiti, no. Lo Stato, la nazione è un tutt'uno e sopra c'è un capo. Queste tre idee qui ci hanno portato a mezzo secolo di sangue, di lutti, di sopraffazioni, di dolore, fino alla più grande guerra che la storia abbia mai conosciuto, con decine e decine di milioni di morti. E voi pensate che quella guerra sia stato un incidente, una cosa che poteva anche non succedere? No, basta andarsi a leggere l'origine del nazismo, del fascismo, sbuca da tutte le parti. La volevano la guerra, in nome di quelle tre idee lì, dal primo giorno la corteggiavano, la desideravano, e l'unico problema era quando, perché bisogna essere un po' pronti. E quindi abbiamo fatto gli allenamenti in Etiopia, poi gli allenamenti in Spagna e poi ci siamo accodati ai nazisti e abbiamo fatto scoppiare il più grande conflitto che si sia mai visto. Boh, tutto questo, dalle idee fino ai fatti, c'è stato chi ha detto no. C'è stato chi ha avuto il coraggio di alzare la voce. L'anno prossimo ricordiamo i 100 anni di Matteotti, andatevi a leggere il discorso in Parlamento di Matteotti. C'è stato chi ha preso l'olio di ricino, c'è stato chi ha preso le botte, c'è stato chi è stato in prigione, c'è stato chi è stato torturato, impiccato, e c'è stato chi ha preso le armi per venir via da tutta quella roba lì. E questa gente qui a noi ci ha dato una Costituzione, una democrazia che per Bacco è imperfetta, c'ha un sacco di problemi e di limiti, ma ci consente di essere qui, ciascuno con le sue idee, ci consente di sperare nella libertà un futuro di emancipazione, un futuro migliore. Sta qui la differenza. Adesso voi, giovanissimi e tanti qui, voi non l'avete mai vista la TV in bianco e nero. Ma negli anni 60 c'era TV in bianco e nero, e se le teche Rai ritirassero fuori un picco, sono 2 minuti di un colloquio, di un'intervista colloquio che fu fatto fra Vittorio Foa, grande intellettuale antifascista perseguitato dai fascisti, e Romualdi, esponente fascista della Repubblica di Salò e poi in Parlamento nelle file del Movimento Sociale Italiano. Romualdi dice, Vittorio, insomma, i morti sono tutti morti per un ideale, vanno tutti... E Vittorio Foa dice, per amor di Dio, pietà per tutti i morti, ma non vorrei che sfuggisse una piccola differenza, dice Vittorio Foa. Se vincevate voi, io sarei ancora in galera. Siccome abbiamo vinto noi, lei fa il parlamentare della Repubblica. Bon, basta. C'è altro da dire. A proposito di cos'è la differenza. Ora, quindi, bisogna evitare che la storia venga riscritta, no? Perché dai, adesso io non entro nelle quotidianità, ma non se ne può più. Allora, la storia viene riscritta con queste robe. Primo, sentirete dire, ma insomma, il fascismo poi non era mica il nazismo, erano bonaccioni, italiani brava gente. Ricordatevi che il primo paese al mondo ad usare i gas dagli aerei ad aria, a terreno libero, sono stati gli italiani in Etiopia su diretto mandato scritto
di Benito Mussolini. Brava gente, chi è che faceva l'elenco da consegnare ai nazisti per Auschwitz o per le fosse ardeatine? Purtroppo erano degli italiani. No fascismo, Bonaccione, no. Fascismo che poi era una, lo diceva benissimo il sindaco, che poi era una piccola cosa. Sì, ma insomma sono stati gli alleati. L'antifascismo, questa glorificazione della resistenza, è stato semplicemente un uso politico della questione negli anni successivi. Allora guardate, qui c'è un argomento che è la prova del 9. C'erano altri paesi sconfitti, la Germania e il Giappone. La Germania e il Giappone, la Costituzione gliel'han fatta gli americani. Noi dei tre siamo gli unici che ci siamo fatti la nostra Costituzione da noi, perché avevamo i partigiani e perché avevamo delle forze politiche che dirigevano questo movimento. Solo noi ci siamo fatti da soli la Costituzione. E infine l'idea, anche qui la falsificazione, cioè sì, vabbè, ma per amor di Dio, ma sono cose del passato, fascismo, antifascismo, ma io non ero neanche nata, io non ero neanche nata, ma che cosa? No, perché l'antifascismo grida in tutti gli articoli della Costituzione, non solo quando vieta di riesumare il disciolto partito fascista. Quando la Costituzione parla di dignità del lavoro, di uguaglianza, di libertà di pensiero, di sanità per tutti, di fiscalità progressiva, è in ogni articolo la polemica e il superamento con uno Stato totalitario e corporativo. E poi, francamente, sostenere che dopo il 25 aprile non ci sono più stati fascisti in Italia, no. Voi non so se vi capiterà mai andarvi a leggere almeno qualche stralcio di questa motivazione della sentenza della Corte d'Assise di Bologna sulla strage della stazione. Io l'ho vista quella, ero lì qualche mezz'ora dopo. Cioè sono cose che si fa fatica a raccontare. Bene, se leggete quella sentenza vedete ricostruito con prove documentali il filo nero di tutto lo stragismo, il filo nero che con sempre presenza, manovalanza fascista, fascistoide, con servizi deviati, con massonerie deviate. Vorrei ricordare che ha portato in una dozzina d'anni in Italia, fra morti e feriti, 1280, tutti civili innocenti che non sapevano niente. E quindi ci sono stati tentativi di ricondurre l'Italia a un regime autoritario, ci sono stati, e se sono stati sconfitti, ragazzi, è perché si sono ricostruiti anche i partigiani, perché le piazze si sono riempite, perché le forze politiche e sociali, i cittadini hanno detto no, in nome della Costituzione, hanno sconfitto lo stragismo e il brigatismo in nome di quella Costituzione. Naturalmente la Costituzione, vado a chiudere, la Costituzione non basta difenderla,
L'usurpazione è davanti a noi, non è dietro, è un obiettivo ancora. Quindi bisogna farla vivere. Bisogna che la nostra democrazia e la Costituzione l'aiutiamo a mantenere le promesse sue. Ma guardate i costituenti. Io me li immagino, no? Dice l'Italia è una repubblica democratica, virgola, fondata sul lavoro. Pensate a quella virgola. Pensate come hanno resistito alla tentazione di metterci un punto. L'Italia era sempre stata una monarchia. L'Italia non sapeva cosa fosse la democrazia. E arrivava qualcosa dalla Rivoluzione Francese. Metter punto. Sai cosa c'è? L'Italia è una repubblica democratica. Punto. No, secondo me hanno pensato, ma adesso noi stiamo dicendo agli italiani, gli stiamo proponendo due cose che non sanno cosa siano. Bisogna che le leghiamo a qualcosa che loro conoscano bene, a qualcosa di vitale, di sociale, il lavoro. E lì il lavoro, l'uguaglianza, lo dicevo prima, il diritto alla salute per tutti, per Bacco, la dignità del lavoro, queste cose qua. Ma voi se guardate, dice, sta crescendo l'astensionismo. Sì, che cresce l'astensionismo. È drammatica sta cosa. Ma vogliamo andarci a guardare dentro? Da tutte le rilevazioni risulta che chi sta bene va a votare per il 70%, chi sta male va a votare per il 25-28%. C'è un pezzo di società che ha perso il segnale radar con le istituzioni, con questa democrazia. Difendere la democrazia vuol dire mantenerle il fascino, mantenerle l'appeal, riuscire a fare in modo che possa interpretare i bisogni. E quindi torniamo lì. Insomma, la festa della liberazione, l'antifascismo, è libertà illuminata dal principio di uguaglianza. E il principio di uguaglianza vuol dire dignità del lavoro, sanità per tutti, fisco progressivo, diritti uguali senza discriminazioni, questa roba qui. Se noi non teniamo viva questa roba, la tradiamo anche noi, la Costituzione il 25 aprile. Questo bisogna che lo sappiamo. Il pericolo non viene solo dal fatto che ancora c'è un pezzo anche di chi giura sulla Costituzione che non si riconosce l'antifascismo, ma viene anche dal rischio che tutto questo indebolisca il fascino, l'appeal e cancelli le promesse della Costituzione. Ragazzi, io tutte le volte che vado a cose del genere concludo, e lo faccio anche qui, con un fatto, perché quanti ne ho frequentati, ne ho visti, ne ho studiati, ho incontrato, eccetera, però a me me ne è rimasto in testa uno in particolare. Siamo in Brianza, nel Monzese. Il comune si chiama Pessano, siamo a un mese dalla liberazione, nel marzo del 45. In quel comune Pessano, dopo uno scontro con i partigiani, viene ferito un ufficiale tedesco. Allora cosa fa? La rappresaglia. La rappresaglia vuol dire che vanno nelle carceri di Monza e prendono su 7 partigiani, 20 anni, 19, 21, che non c'entravano niente con quel ferimento, e li portano alla fucilazione. Li accompagna il cappellano del carcere di Monza, il quale lascerà un ricordo di quel percorso che portava i ragazzi alla fucilazione. E il cappellano dice così, ricorda questo, dice: a pochi passi dal luogo dell'esecuzione uno di questi giovani, per disperazione, per paura,
si mette a piangere di un pianto irrefrenabile. Allora uno dei suoi compagni gli si avvicina e gli dice: «Oh, cosa piangi? Non moriamo mica per niente, moriamo per qualcosa». Ecco, se quel ragazzo lì è morto per niente o per qualcosa, lo dobbiamo decidere noi e dovete deciderlo voi tutti i santi giorni. Grazie.